Lacron è un'azienda di abbigliamento tecnico sportivo italiana, ma con una forte vocazione internazionale. Si presenta all'inizio del 2020 con una situazione di, diciamo, di grande solidità e di grande ordine, quindicesimo anno consecutivo di crescita. Cambiano completamente le carte in tavola. Le sensazioni iniziali sono state, ovviamente all'inizio eravamo tutti un po' spaesati, poi abbiamo deciso di farci coraggio e di assumere, farci carico di un ruolo che riteniamo molto importante, chiamiamolo sociale, di un'azienda come la nostra, che in certe circostanze straordinarie, potendolo fare, deve mettersi a disposizione di tutta la comunità. Cominciamo a chiedere ai nostri colleghi in Cina di dedicare i loro sforzi di ricerca di nuovi fornitori non più all'abbigliamento tecnico sportivo, ma a produttori di dispositivi di protezione individuale. Oltre alle mascherine chirurgiche FFP2, di cui all'epoca c'era una necessità enorme, tute e camici. Quindi Macron sfrutta la sua piattaforma logistica per importare rapidamente in Italia questi dispositivi da produttori specializzati in Cina. L'aria che si respirava in quelle giornate in azienda era un'aria quasi da start-up. Eravamo in pochi perché la maggior parte delle persone lavorava da casa, ci supportava da casa, però fisicamente in azienda eravamo in pochi per questioni di distanziamento. 10-12 giorni dalla prima telefonata che col resto del gruppo dirigente ci eravamo fatti per decidere di avviare questo progetto, stavano arrivando le prime forniture nel nostro magazzino per poi essere distribuite. Il supporto, devo dire, di tutto il centro bancario e di Credem, fra questi, è stato fondamentale per consentirci di effettuare questi pagamenti e di aderire, diciamo, alle richieste del mercato in maniera tempestiva, rapida ed efficiente. Il rapporto con Credem era un rapporto abbastanza recente perché si era avviato alla fine del 2019. La banca si è dimostrata disponibile, affidabile e pronta con noi in questa situazione.